Quindi Gesù dice, no? Entra nel tuo cuore e quello che tu chiederai all'interno del tuo cuore ti sarà dato. Non voglio adesso cominciare questo, se no ancora una volta saltiamo l'angioletto, il diavoletto e basta. Però ricordatemi di farlo questo, perché è importante. Questo chiedi ti sarà dato. Ma che frase è? Ma che frase è? Ma cosa dici Gesù, chiedi ti sarà dato? Che io chiedo tutto il giorno e non ricevo niente. Devo spiegare bene che cos'è questo chiedi ti sarà dato. Ma insomma, allora cosa succede? Succede che i discepoli gli chiedono: Maestro, insegnaci a pregare. Bella, una bella cosa, detta anche con entusiasmo, con passione, con devozione. Non dimenticatevi questa cosa, con devozione. Se chiedete con devozione, c'è qualche possibilità che voi capiate qualcosa. Vi ricordate? Innamoramento, devozione. Se voi fate una domanda così, oh, Rabbì, maestro, insegnaci a pregare. No, deve essere. Già la domanda deve essere un mondo di grazia, un mondo di ricchezza dentro, al massimo delle vostre possibilità. Non potete essere più ricchi di quello che siete in realtà, questo è chiaro, ci sono dei principi da rispettare, però è evidente che quando fate una domanda a Gesù dovete essere lì, no? Dovete essere lì completamente. Dice Gesù, insegnaci a pregare. È bello, io mi commuovo. Io solo al fatto dell'idea che Gesù è passato da qualche parte su questo pianeta e che ci sono dei fortunati, dei benedetti che hanno avuto la possibilità di contattarlo, di stargli vicino. Guarda, mi commuovo veramente, è una cosa che non ha uguali. Non c'è niente che valga un'incarnazione come l'incontro di un essere di luce. E quello vi basta per dare un senso all'incarnazione. Incontrate Gesù, lo guardate negli occhi, che già è una meraviglia, siete a contatto con la sua energia, con la sua bellezza, no? E gli fate una domanda e lui vi guarda negli occhi e vi ascolta. Oh, mamma mia. Vi ascolta. Gesù che ti ascolta. Io lo so che poi, lo so che voi dite, ma sì, ma insisti sempre sulle stesse cose. Sì, perché insisto sempre sulle stesse cose, perché voglio lottare contro le banalità. Voglio che voi entriate nel mondo della qualità delle cose, della qualità delle cose. Gesù ti guarda negli occhi e ti ascolta. Ma ragazzi, ma lo vedete che tutta l'incarnazione è lì? Poi quello che gli ha fatto la domanda, magari poi ha una moglie, dei figli, una barca, i pesci, le malattie, il mal di stomaco, va bene. Però un rapporto di un minuto, 2 minuti con un essere di luce a cui voi, cioè, vedete com'è importante il mondo della qualità? Mentre voi molto spesso siete dispersi nel mondo della quantità, cercate di capire. Gesù a volte, guardate, per esempio, va da lui un centurione, c'è cioè un centurione, cacchio, non è che va un centurione. Dice, guarda, c'è un mio servo malato. No, non gli parla così. Dice, Gesù, ho il mio servo malato e vorrei che tu facessi qualche cosa. Una domanda normale. Non è una domanda normale, perché quell'essere, quell'uomo era assolutamente presente in quel momento, al massimo delle sue possibilità, al massimo della sua devozione. Dovete capire queste cose. Perché le dovete capire? Perché Gesù gli risponde: vai, che la tua fede ha fatto in modo che ciò che desideri ti sia dato. Ma insomma. Voi fate una domanda a Gesù, se questa domanda è quantitativa, cosa vi risponde? Ma cosa vi risponde mai? Dovete entrare nel mondo della qualità, insisterò tutte le volte su questo punto, tutte le volte. Anche se voi vi stufate, perché certe cose che vi dico vi entrano da una parte, vi escono dall'altra. Perché ho messo questa scopa con il mio libro più importante? Perché ho messo questa scopa col libro più importante? Perché tutte le volte che vi dico di mettere la vostra attenzione sull'essenziale, voi mi guardate e dentro rispondete: sì, ha ragione, eh sì, è vero. Cioè, chi è che di voi che mi dice no, non è vero, va a quel paese? È vero, lo sapete che dovete mettere la vostra attenzione sull'essenziale, no? Perlomeno ci dovete provare.
Non vi ho descritto come un aspetto meraviglioso quello di leggere le anime degli altri, entrare in sintonia con gli altri, entrare in intimità con gli altri, che è la cosa più bella che ci sia sul nostro pianeta, l'amicizia, no? La fratellanza, il collaborare, guardarsi negli occhi, amarsi, innamorarsi, che non vuol dire sposarsi, vuol dire innamorarsi, guardarsi negli occhi e innamorarsi, non è importante questa cosa qua. Ma vi ho già detto una volta, ve lo ripeto adesso, e quando ve lo ripeto, non è che lo ripeto a caso, lo ripeto perché succeda qualche cosa qua, perché succeda qualche cosa. Se voi volete provare la gioiosità nel comunicare come anime ad altre anime, beh, il primo passo qual è? Qual è il primo passo? È mettere la vostra attenzione su ciò che è essenziale. In questo momento voi state dicendo, certo, mi state dicendo, se io metto la mia attenzione su ciò che non è essenziale, hai voglia di vedere l'anima. Questo lo capirebbe anche un bambino. In questo preciso istante siete lì, seduti da qualche parte, vi state dicendo, certo, caro Max, quello che stai dicendo è una cosa normale, giusta. Ti ringraziamo che ce lo ricordi, è giusto, è così. Se io metto l'attenzione su ciò che è formale, su ciò che è esteriore, è evidente che non vedrò mai il mondo dell'anima. Non è così? Non ci vuole molto comprendere questa cosa. Ma quante volte ve la dovrò ripetere questa cosa? Quante volte ve la dovrò ripetere? Perché? Perché a livello intellettuale la capite questa cosa, no? Chi di voi non la capisce, insomma, veramente? Veramente. Vi sto facendo dei discorsi da scuole elementari, sono cose veramente molto semplici da capire. Il problema è poi applicare questa cosa, Se mi chiedete degli esercizi, vi dico, sì, vuoi un esercizio? No, ve l'ho già dato questo esercizio, ma non lo applicate. Cioè, capite che è indispensabile, ma non riuscite ad applicarlo. Guardate che vi vedo. Cosa vuol dire questo? Mi ascoltate, dite che bello questa cosa, che bella, va bene? Però poi uscite di casa, guardate la gente, come vestita, che scarpe ha, e l'automobile, e il naso lungo, e il bel culo, e le tette lunghe, e la casa grande, e il giardino. Non vi sto sgridando, guardate quello che volete. Attenzione però, siete stati abituati a considerare la parte esteriore del mondo, perché a scuola vi hanno insegnato così, perché i vostri genitori nel loro stato di coscienza hanno fatto del loro meglio e vi hanno insegnato così, va tutto bene, non c'è nessun problema, va tutto bene, però adesso siete qua perché volete cambiare stato di coscienza, volete entrare nel nuovo mondo, vi sto raccontando come si entra nel nuovo mondo, non si può entrare nel nuovo mondo con lo sguardo vecchio, non potete pensare di entrare in questo nuovo mondo, no, questo nuovo mondo è un altro mondo proprio, è un nuovo mondo, però se io non vi parlo di queste cose, voi avete delle idee farlocche di questo nuovo mondo, perché voi dite, ma io sono una persona brava e buona, non ho mai rubato, e allora quindi andrò nel nuovo mondo, ma bisogna svegliarsi, non è una questione di essere buoni o di essere cattivi, bisogna svegliarsi, vedete? Allora, se volete vedere l'anima delle persone, dovete smettere di guardare la biblioteca dietro. Cosa volete che vi dica? Ecco perché ho messo una scopa con una cosa. Che è divertente, intendiamoci, non è che voglio avere degli effetti, chissà che cosa. È divertente. E la prossima volta metterò una maglietta sgangherata. Però, questa volta, dato che non pretendevo da voi l'illuminazione, ho detto, vabbè, cambiamo sfondo che almeno non mi rompono i marroni per qualche domenica. Adesso siete contenti che ci sono i bambù e che va bene, eh? Guardate che non vi sto giudicando, è una cosa divertente, no? Ci vogliamo divertire, perché il lavoro su di sé bisogna ridere e divertirsi. Dovrebbe essere così, divertirsi, perché è così. Però, pensateci a questa cosa, altrimenti continuerò a dirvela. Fino a quando
a forza di inerzia o che mi mandate a quel paese e che risolvete tutti i problemi, oppure dite, ma se me lo continuo a ripetere ci sarà una ragione. Sì, perché è un lavoro, è un lavoro, dovete uscire di casa la mattina, è un lavoro. Non è che è così, che ascoltate la conferenza la domenica, poi boh, chi si è visto, si è visto. Poi mi dite, dacci degli esercizi. Ve li do gli esercizi, solo che non li fate. Dovete uscire con questa determinazione, osservare il Padre negli occhi degli altri. Ecco, questo esercizio ve lo do e da domani mattina lo fate, senza bi, ba, bu, bo, bo, bo. E sapete perché poi smettete di farlo? Perché avete l'impressione che non funziona. E allora ritornate alla vecchia visione. Ma quello che voi vedete nella vecchia visione è ciò che appare, ma non è la realtà. Lo vedete qualcuno quando vi sta dicendo una bugia? Boh, quando uno arriva e suona alla vostra porta e dice: Signora, le voglio vendere un'enciclopedia, con questa enciclopedia lei diventerà bravissima. Come fai a sapere se ti dice una fregnaccia o se ti dice qualcosa di giusto? Perché noi viviamo nel mondo della falsità, nel mondo dell'apparenza, nel mondo del giusto e ingiusto, di tutto ciò che, nel mondo della confusione. Questo ve l'ho insegnato bene, ve l'ho detto e voi lo sapevate già. Poi mi dite, ah, queste cose le so già, accidenti, le so già. Quando mi dite queste cose, io queste cose le so già, le ho già sentite. Le hai sentite per niente, hai perso il tuo tempo. Ah, l'ho già sentito, 10 anni fa me l'hanno già detta questa cosa. Sì, hai perso 10 anni allora, testa di rapa. Allora cambia il tuo modo di percepire le cose, non che l'hai già studiata, sta cosa l'hai sentita da qualche parte, ma stiamo scherzando, ma cosa hai sentito da qualche parte? Dici, ah, questa cosa l'ho già sentita, ma cosa hai sentito? Se non la metti in pratica vuol dire che è entrata e è passata da un'altra parte, e c'è un cassetto dei ricordi, lo apri e dici, ah, l'ho già sentita nel 1937, l'ho già sentita, c'è uno che mi ha detto la stessa cosa. Ma fesso, se ti ha detto la stessa cosa 60 anni fa, non è tempo che apri quel cassetto e te lo lasci aperto per vedere un po' come sono le cose? Ma sapete Gesù quando parlava alla gente? Questo è da morire da ridere. Quando Gesù parlava alle persone, incominciava i suoi discorsi così: in verità vi dico, ve la ripeto sta cosa, perché voi quando leggete il Vangelo dite, ah, in verità vi dico, e poi andate avanti, ma non andare avanti, ma fermati, fermati, perché lì c'è la chiave della tua vita, lì c'è l'insegnamento, è lì. No, ma l'insegnamento viene dopo quando Gesù dice delle cose filosofiche. No, testa di rapa, no, è lì che sta parlando a te. In verità vi dico, te lo dice due volte. Due volte, sempre, in verità vi dico. Allora, cos'è, scemo? Perché te lo dice due volte? Perché al primo, in verità, i suoi discepoli erano così, erano come noi. I suoi discepoli erano come noi. In verità vi dico. Sì. Completamente persi, completamente persi. In verità vi dico, oh, due volte, ma non perché l'ha detto due volte, ma perché nel primo in verità, il primo in verità passa inosservato, il secondo in verità dice, un momento, mi sta dicendo qualcosa di importante. Vedete cosa voglio dire? Tutte queste cose, tutti questi piccoli particolari di queste delicatezze. Di queste preziosità, di questa poesia spirituale, questa è poesia spirituale. Però per voi è tutto un tanto al chilo. In verità ti dico, devi sentire come se parlasse a te. A te deve parlare e renditi conto che deve ripetere le cose, non perché gli faccia piacere ripetere le cose, ma perché tutta la prima parte entra da una parte e esce dall'altra. Non prendetelo male, questo vi sto dicendo io. Dovreste essere contenti di vedere come funzionate dentro. Allora, Gesù dice, quando voi pregate, entrate nel vostro cuore, una cosa del genere. Bello, no? Ma che bello? Però se Gesù vi dicesse così, e voi siete lì e dice, sì, Gesù, io entro nel mio cuore, ma bisogna essere sinceri con se stessi, ma dove entri nel tuo cuore? Ma dove vai?
Bisogna vedere le cose per quelle che sono. Cosa entri nel tuo cuore? Chiudi gli occhi, che è bello, chiudi gli occhi e poi stai così, dice, però entri nel tuo cuore. Sì, va bene, Gesù, però io entro nel mio cuore, ma insomma, poi chiedo, ma non mi viene dato quello che... E Gesù, sì, ma entra nel tuo cuore e quello che tu chiedi con la fede ti sarà dato. E dice così una volta, e tu entri lì con la fede e dici, boh, vorrei questo e questo non arriva. Allora richiede a Gesù, ma Gesù, ma tu mi dici che devo entrare nel mio cuore e avere fede, ma porco, 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 gli dite così a Gesù, gli dite, ma insomma, mi vuoi spiegare, vuoi parlare una lingua un po' più accessibile, mi vuoi dare un esercizio, mi vuoi dare una ricetta? E sapete cosa fa Gesù? Noi dobbiamo imparare da tutti questi piccoli particolari, tutti questi piccoli episodi, sono dei capolavori, sono delle pennellate su un quadro, non potete, dovete ogni pennellata capire. È come suonare il pianoforte, no, cavolo, ogni nota ti prende una parte del tuo corpo, del tuo essere, ogni nota deve essere lì, ogni volta che metti le mani sul pianoforte c'è qualcosa che ti parla profondamente, stai lì, ascolta. Insomma, qual è la fine della storia? La fine della storia è che Gesù dice, vabbè, dite Padre nostro. Guardate la grandezza di questa cosa. Allora, tu chiedi a Gesù, Gesù, insegnami a pregare. È bello questo, è bello, è un atto di umiltà, di devozione, è bello, Gesù, insegnami a pregare. No? Non potremmo dirlo anche noi? Non è bello? Se non sentite questa bellezza, lasciate perdere il lavoro su di sé, perché dovete avere questo senso della bellezza dentro se volete imparare qualche cosa, dell'innamoramento delle cose, della qualità delle cose, non le cose che vanno e vengono qua dentro. Questo l'ho già sentita, l'ho già letta. La qualità delle cose, Gesù, insegnami a pregare. Dovete essere in un certo stato d'animo, perché se no Gesù vi guarda e cosa vuoi che ti dica? Ma cosa vuoi che ti dica lui? Cosa vuoi che ti dica? Ti guarda e dice, boh, questo qualsiasi cosa dica non capisce niente. Vedete l'importanza della qualità delle cose? Potrebbe ritornare Gesù domani mattina, non lo so, potrebbe suonarti alla porta, potresti incontrarlo al supermercato, che ne sai? E quando lo incontrerai al supermercato, sarai in quello stato di qualità? E tu pensi di entrare in quello stato di qualità esistenziale se non ci lavori? Perché? Per quale ragione? Perché arriva il nuovo mondo? Tu pensi di entrare nella qualità delle cose solo perché arriva il nuovo mondo? È un lavoro che devi fare. Volevate un esercizio? Bene. Cosa vuol dire questo? Che tutto il giorno, senza un attimo di pausa, dovete guardare il mondo e cercare di percepire il Padre in ogni cosa. E attenzione, questo esercizio non lo dovete fare perché funziona, perché voi siete così. Dammi un esercizio che funziona. Eh? Il lavoro che fai non funziona. E non funziona. Funziona, ma dipende da te. Cerca di vedere il padre, la creazione, la madre, quello che vuoi, lascia stare adesso le parole, la madre, la grande madre, quello che volete, il grande spirito, Manitou, quello che volete, Aquila rossa, no? Toro seduto, quello che volete, però. E poi per tutto il giorno, ma tutto il giorno, non la domenica mattina, tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno. Cercare di percepire il Padre in ogni cosa. Vi ho descritto il Padre all'interno di una fetta d'arancia, ma vi ho descritto il Padre all'interno di una fetta d'arancia. Allora, ogni istante della giornata, vuoi l'esercizio? Te lo do l'esercizio. Ogni istante della giornata, concentrati sulla qualità delle cose. Però tu cosa fai? Dato che questa cosa ti sembra che non porti a niente, poi dici vabbè, vabbè. E ritorni nel mondo delle ricette. E quindi cambi insegnante, dici che io non vado bene, che sono anche d'accordo, te ne vai da un altro che ti dà le ricette. Ah, che bello! Allora dice la mattina quando ti svegli, svegliati alle 6 e mettiti lì con le gambe incrociate e fai, vabbè, perché no? Poi alle 7 mangia due banane, poi alle 3 fai. Oh, che ne so? Non ho nessun problema. Perché no? Non c'è nessun problema, non sto criticando nessuno. Non è il sistema che vi propongo io, non è quello. Secondo me il mondo nuovo non è il mondo delle ricette.
Poi può anche darsi che vi sbaglio. È il mondo della consapevolezza, della comprensione della consapevolezza e della responsabilità individuale. Se riesci ad essere presente tutto il giorno, cercando di vedere il Padre, non vedendo il Padre, invece tu, che hai una mentalità che misura i risultati da alcune idee completamente farlocche, fai l'esercizio, poi hai l'impressione che non ti serve a niente, perché in realtà vedi solo delle gran teste di cavolo intorno a te, quindi dice, poi torni a casa la sera e dici, sì, Max mi ha dato l'esercizio di vedere il Padre, ma io vedo solo delle gran teste di cavolo. No, vabbè. E quindi cosa fai? Molli l'esercizio. Ma no. Non devi guardare il risultato in questi termini, testa di rapa. Non devi guardare il risultato in questi termini. Il risultato sta nell'esercizio stesso, nel tuo sforzo di vedere il mondo con altri occhi. Cerca di capire. Il tuo sforzo di vedere il mondo con altri occhi è l'esercizio, non il risultato che tu ti aspetti di avere. Perché il risultato un certo giorno ti appare. Un certo giorno, senza che tu chiedi niente, guardi e incominci a vedere la presenza del Padre o della Madre negli occhi degli altri. E quello è un bel giorno. Se vuoi arrivare a questo bel giorno, non puoi arrivarci solo... Non puoi arrivarci così. Se ti concentri sempre sugli aspetti farlocchi dell'esistenza. Ma mi capisci cosa sto dicendo, no? Vedi che non sto dicendo delle cose filosofiche, sto dicendo delle cose molto pratiche. Innamorati del lavoro su di sé mentre lo fai, perché l'obiettivo del risultato di un certo esercizio è una caratteristica del mondo vecchio e un'altra caratteristica pesante nel mondo vecchio, cioè l'idea dei risultati. Voglio fare qualcosa se mi porta un risultato. Qualcuno di voi me l'ha proprio chiesto, mi dice, ma il tuo corso che risultati dà? Che è una domanda lecita, una domanda bella. Ma quali risultati vuoi che dia sto corso? Ma come fa uno che parla di consapevolezza a dirvi che avrete dei risultati? Ma come fa? Perché non dipendono da lui, dipende da voi, dipende tutto da voi. Volendo oggi potete essere... Può esserci una rivoluzione dentro di voi, per quello che ne so. Perché finalmente avete capito, vi siete illuminati, si è acceso qualche cosa. E allora con una lezione sola siete a posto. E avete, se voi veramente sentite questa passione nell'osservare la via spirituale in ogni cosa, se la sentite e cominciate ad applicarla, la vostra vita è già cambiata. Questo è già un risultato. Ma lo posso fare io. No, sei tu che ascolti, io ti aiuto. Ti porto in questo stato di coscienza, che è il mio compito, lo devi fare tu. Però vedete, arriva il diavoletto, e adesso ci arriviamo.